Renzi si è presentato per cambiare il verso, per il futuro. Secondo te lo ha cambiato veramente il verso sulle politiche, sul territorio, sui giovani, sul lavoro, o sta restaurando? Ma è ovvio, sta restaurando. Infatti una riprova è che non parla mai di TAV, se no farebbe una gran brutta figura. Renzi non è per il futuro, è il passato, la vecchia DC, i poteri forti di nuovo, quindi le speculazioni, le corruzioni, stiamo ritornando a quello che c'era prima. Che bisogna fare? Sabotare! Sabotare! Contro il TAV! Che bisogna fare? Sabotare! Sabotare! Solidali col governo greco contro la Troica, le stesse politiche che secondo te incidono su progetti come la TAV? Ovviamente è sempre un modo diverso di concepire l'uso dei soldi, appunto, c'è chi preferisce fare un treno e poi lascia cadere le scuole in testa agli studenti. Stessa cosa in Grecia, preferiscono fare un'economia di tipo diverso, per esempio preferiscono dare i soldi alle banche e non al popolo greco. Le mani dalla Valsusa, giù le mani dalla Valsusa, giù le mani dalla Valsusa, giù le mani dalla Valsusa. In un'economia che non dà più spazio alla dignità e ai diritti delle persone e dei lavoratori, che cos'è l'etica di un imprenditore? L'etica è esattamente quello che ci avete chiesto, riportare la dignità delle persone all'interno al centro delle regole che servono per regolamentare gli scambi economici. Noi abbiamo lavorato proprio su questi temi, cioè fare in modo che il rispetto delle persone, dei fornitori, sia in cima alle priorità che bisogna imporsi. Abbiamo scoperto che queste regole funzionano per creare un'economia sana, che è più lontana dai meccanismi speculativi e quindi più sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale ma anche di fatto economico. Trentino, Valsusa, non farà l'abusa. Caim Bebezè, vuoi spiegarmi che cos'è, da dove venite? Il Bebezè è il tunnel del Brennero, Brennero Basis Tunnel, e è il percorso del tratto Monaco-Verona della TAV, e passerà tutto, cioè parzialmente, gran parte del progetto passerà sotto le Alpi per quasi 300 km. E noi siamo qua per dire di no a quest'opera che non vogliamo come abitanti del Trentino, perché costa e perché ha un rischio idrogeologico molto elevato. C'è una fetta d'Italia che dice a quelli che dicono no a progetti come questo che sono contro il progresso. Tu sei contro il progresso, non hai l'iPod, non hai il telefono, non viaggi con l'alta velocità? No, qua io personalmente non credo che si tratti di progresso, questo non è progresso, questo è andare indietro e a fare un altro buco nell'acqua nel debito pubblico italiano.